Alberto, fra un minuto tocca a te. Come lo risolviamo questo pasticcio? Ti presenti come De Sani o no? Non mi presento affatto. Signorina Martelli, scusate, permettete che vi presenti il mio amico Alberto De Sani? Come? Ringraziarlo dei fiori? Non mi pare. Sì, è vero, Chopin l'avete suonato voi, ma i fiori erano destinati ad una pianista polacca. Slava, voi capite, altro fascino. Ah, questo sì. La signorina vuol dirvi comunque il suo rammarico perché non avete voluto cantare. Chiuso. Chiuso il capitolo. Ditemi il modo assurdo. Ma non ci pensate, Diana. Passerà. Ditemelo o non vi rilascio. Giuratemi di non prenderlo per un ricatto. Va bene. Dopodomani sera a Milano voi dovreste essere in teatro. In teatro? Sì, ma chiusa chiave da me nel mio camerino. Uscito in pieno, è qui. È qui. Sì, senti, adesso tu corri in galleria e mi organizzi un trionfo, sai? Ho un successone, mai visto. Ho capito, ho tempo di rassetarmi, di lavarmi le mani e poi scappo. Va bene. Oh, senti, mettiti d'accordo con Terenzio, promettigli quello che vuole per i ragazzi, ma mi raccomando, sì, hai capito? Sì, sì. Oh, guarda chi si vede. Come va, Terenzio? Hai ricevuto le mie cartoline? No, oh, le cartoline ti rovini. Come va il nostro Alberto? Ah, caro mio, una girandola di telefonate, di contratti, di affari, ti manda a salutare tanto te e i tuoi ragazzi. Grazie, ne ho un gruppo adesso, sai, vestiti bene, sì, distinti, lavorano con entusiasmo, certo, sai, bevono un po' di più, insomma, hanno qualche esigenza. Non importa, gli faremo bere il doppio. Senti, quello che mi occorre stavolta, che mi necessita, è una gara di applausi, hai capito? Stai tranquillo, stasera vado su io. Bravo, mi raccomando. Ma stai tranquillo, ma chi li ha fabbricati, Tamagno e Caruso? Bravo. Chi? Ma queste mani dovrebbero essere messe nel museo della Scala, queste. Don Giovanni? Sì, Don Giovanni. Ecco, dilli di tenere un po' più a lungo quel sol del duetto. Sì. Io ho capito, E poi il finale della serenata. Lascia fare a me, l'ho portato in una forma, a un volume di voce adesso. Fuori per il commendatore. Date qua. Che c'è? Fiori, per te. Mettili lì. C'è un biglietto. Non aprirlo. Chi lo apre? Ora su non perdiamo tempo, in questo istante io vi voglio sposare. Voi? Certo io. Quel casinetto è mio, soli saremo, e la gioia è la mio, ci sposeremo. La chiederem la mano, la mi dirai di sì, vedi non è lontano, partiamo mio da qui. Vorrei che non vorrei, mi trema un poco il cuore, e dice sarei, ma può burlarmi ancora. Vieni, mio bel diletto, e fammi
vita, ci darem la mano. Vorrei che non vorrei. La mi dirai di sì. Sei grande! No, la mia loro. Barito lo siete? Barito. Di professione? Di professione. Repertorio drammatico? Appunto. Capito subito. Ora domando io, un professionista in piena galleria a mezzogiorno mi fa assembramento, mi disturba la circolazione. Oh, è proprio quello che dico io. Perché questa mania, questo fanatismo, questo correre dietro tutto ciò che è forestiero, diciamolo pure, non ci paolo. Tutto sacrosanto, commissario, ma il pezzo polacco era necessario. Il signore doveva sentirmi cantare proprio nello stesso pezzo che canterà domani sera il suo grande Savelski. Scelta infelice. Perché infelice? Perché quella è roba che bisogna lasciarla cantare a chi la sa cantare. Avete sentito? Ha detto che io non l'ho saputa cantare. Oh, se voi poteste capire fino a qual punto non l'avete saputa cantare. Dunque me ne mancano le qualità? Ma tutte più una. Specificate, specificate. Ma sì, tutte, tutte. Quando dico tutte, il registro, la scuola, la sensibilità, la forma, tutte, tutte. Ma sto dopo lavoro. E questo? È uno Steiner mezzagoda di prim'ordine proveniente da casa mia. Adesso un momento di pazienza, verrà la gente che suona e vedremo con le note alla mano. Ma scusate, io ho molto da fare, ho degli appuntamenti. La prima cosa che dovete fare, egregio signore, è mettervi in regola con la legge. Se mi tringero dietro la procedura, vi garantisco uscirete da qui a mezzanotte. Commissario, pur di uscire fuori presto da questa storia, il piano, se permettete, lo suono io. Tanto meglio, tanto meglio. Non è che ho tempo da perdere, signorina. Dunque, cominciamo col fiato. Pare che in quanto fiato. Bravo, Diana, hai sentito che cannonata? Oh, ecco la voce dell'innocenza, cannonata. Innocenza? Io? Ma è matto? Insomma, fiato c'è o non c'è? Il signor Dentice non vuole rispondere qui. Lo scriverà poi che il fiato c'è. Vedrete che lo scriverà. E scriverà anche che c'è la classe, che c'è il colorito, la sfumatura, la sensibilità. Per carità, non parliamo degli assenti. E non mescoliamo la sensibilità con la sfumatura. Gergo da canzonette. Perché? Non è musica la canzonetta? Non ci può essere sensibilità in una canzonetta? Non ci può essere cuore, sincerità, umanità, nobiltà? Sì, signore. Nobiltà in una canzonetta che conquista l'anima del popolo. Commissario, per finire questa faccenda, se volete che passiamo a un saggio di sensibilità... Ve ne prego, anzi. Sì, perché ormai la missione probatoria deve essere espletata. Poi faremo il verbale. Allora io scelgo proprio una canzonetta. E scelgo la vostra, commissaria. Quale mia? La mia? No, per carità, non ne parliamo nemmeno. Complimenti! Ma come legge a prima vista la signorina, eh? Ah, diamine! La signorina è una illustre pianista, commissaria. Ah, vogliamo andare? Grazie, commissario. Un mistero non è né lingua strana, credi che tu debba decifrar. È parola semplice, sovrana, più un'ebbrezza sovrumana, non a chi la sa ascoltar. Fugge via la vita, muor la gioventù, rosa che sfiorita non fiorisce più. Devi abbandonarmi con sincerità. Ehi, biglietto. Che biglietto? Che biglietto? Il biglietto della lotteria. Il biglietto d'ingresso, là, a sinistra. Ma fatemi piacere, datemi il biglietto, datemi. Tenete per il vostro bambino, è all'arte. Ma che, scherziamo? Vi ho dato asciugamano, saponetta, cioccolato, contentatevi.
Il treno di Varsavia, per favore. Via Chiassoli e Brennero. Quello delle 22.15. Quello delle 22.15 sarebbe quello che con il vecchio orario partiva alle 22.16. Va bene, sì, ma che binario, presto. Dunque sarebbe il numero 448. Dunque partirebbe dal binario 13, cioè è partito dal binario 13 4 minuti fa. Vi avevo detto di avvertirmi in teatro se partiva la signorina Martelli. Certamente, signore. E perché non mi avete avvertito? Perché non è partita, signore. Non è partita? No, signore. Ah, non è partita. No, signore. È in albergo in questo momento. Credo in sala. Scusate. Grazie, signore. Voi non siete altro che un truffatore. Signorina, no, no. Signorina Martelli. No, no, prego. Lasciate, lasciate. Cos'è chi dice? Cosa vuole? Che cosa dico? Dico che siete un truffatore. Dico che non siete voi che avete cantato. Dico che ha cantato De Sanni. Altro che segretario. Vi avete comprata la voce. Vi ha fornito la voce che non avete, De Sanni. Ma che cosa dite, signorina? Calmatevi. Ma voi dite delle cose che non stanno né in cielo né in terra. Ah, sì, eh? E siete un intenditore, voi. E non avete capito che la voce di questo qui era la voce di De Sanni? Ah, ma insomma, per questo De Sanni voi avete perduto la testa. Ma pensare a De Sanni mentre canta Saveschi. Ma vi coprite di ridicolo, signorina. Ma soltanto metter vicino i due nomi. Non so, è come mettere il sole accanto a un lume a petrolio. Giovanotto, giovanotto, mi volete rovinare. Arrestatelo, commissario, arrestatelo. Oh, povero dentice, state attenti a non avvicinarvici troppo ai lumi a petrolio. Sono sempre guai. Andiamo via. Ora basta con queste commedie. Basta. Contentatevi, De Sanni. Toglietevi la barba. Saveschi, però, non è un truffatore. Oh. È in una clinica a Berlino. Gli manderemo le autorevoli critiche del signor Dentici, lo aiuteranno a guarire.